È anche il momento che il Parlamento faccia i suoi sacrifici. Votare sì significa questo, significa risparmiare 300.000 euro al giorno, mezzo miliardo a legislatura. La cosa importante, lo voglio dire ai cittadini, quando andranno a votare per le regionali, i futuri amministratori che andiamo a votare, oltre a fare quello che già facevano, dovranno spendere una parte di quei 200 miliardi di recovery fund. Quindi attenzione a chi li mettiamo tra le mani, quei soldi. Un saluto ai lettori di Fanpage, siamo qui oggi con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Buongiorno, salve. Siamo a pochi giorni da un referendum sulla riforma costituzionale. La posizione storica oramai del Movimento 5 Stelle è quella del sì per il taglio dei parlamentari. Come mai questa scelta? Noi abbiamo un'opportunità. Domenica e lunedì possiamo, votando sì, tagliare 345 parlamentari, passare da quasi 1000 parlamentari italiani a 600. La Germania, che ha 82 milioni di abitanti, 20 in più dei nostri, ha 700 parlamentari. Francia e Inghilterra circa 600. Noi ne abbiamo 945, sono troppi. Però non è una proposta solo del Movimento 5 Stelle, era nei programmi elettorali di tutte le forze politiche e tutte le forze politiche, LeU, PD, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, hanno votato sì in Parlamento all'ultimo voto alla Camera. Ecco, sì, infatti questo meraviglia un po', tutte le forze hanno votato sì, siete gli unici che però fate attivamente campagna per il sì. Beh, sicuramente c'è un livello di entusiasmo diverso, però devo dire che i leader delle forze politiche che hanno votato sì in Parlamento continuano a dire di votare sì. Poi che ci siano dei parlamentari che siano contro il taglio dei parlamentari, questo ce lo aspettiamo un po' ovunque. La cosa importante è che questo è prima di tutto un passo verso la modernizzazione del paese. Io sono d'accordo con il ministro Franceschini quando dice è un sì per poi fare altre riforme dopo, e siamo d'accordo, c'è da fare una riforma elettorale, ci sono da fare le riforme dei regolamenti parlamentari, quindi dovremo fare altri passaggi. Però io credo che questo sia anche un grande segnale in un momento di difficoltà del paese, perché se gli italiani stanno facendo dei sacrifici, se li hanno già fatti negli ultimi 10 anni per colpa dell'austerity e delle politiche di austerity, è anche il momento che il Parlamento faccia i suoi sacrifici, perché di sicuro non abbiamo un problema di rappresentanza, visto che da quando furono istituiti 945 parlamentari con la Costituzione sono nati i consigli regionali, gli europarlamentari, i consigli provinciali, comunali, di città metropolitana, e chi più ne ha più ne metta. Ci sarà certamente necessità, come lei ha detto, di una nuova legge elettorale. Ci sono idee proposte, se andare verso un proporzionale puro, sbarramento? È chiaro che se riduci il numero dei parlamentari hai bisogno di una legge elettorale che dia più pluralità possibile. La legge proporzionale che è in discussione alla Camera, nella prima commissione affari costituzionali, trova l'accordo della maggioranza, con qualche difficoltà, con qualche differenza di vedute. Io credo però che allo stesso tempo, se noi stiamo parlando di rappresentatività, c'è tutto questo dibattito intorno alla rappresentatività perché c'è il taglio dei parlamentari, io voto sì al taglio dei parlamentari, io cittadino. Mi aspetto dall'altra parte anche però che la nuova legge elettorale, ad esempio, non veda più i paracadutati che si fanno eleggere in un collegio che non è il loro perché lì non li conoscono e li votano ancora. E anche nei regolamenti parlamentari dobbiamo trovare dei meccanismi per evitare che io, che sono eletto con una forza politica, ne cambio 5 in 5 anni e cambio casacca 5 volte, senza modificare la Costituzione, però con dei meccanismi disincentivanti. Ecco, quali possono essere? Perché il vincolo di mandato non è contemplato nella nostra Costituzione. Ci sono dei meccanismi che permettono, per esempio, ai gruppi parlamentari di non avere le risorse se il parlamentare si sposta. Ci sono dei meccanismi pure un po' complicati nei regolamenti parlamentari che possono almeno disincentivare al cambio di casacca continuo. La cosa incredibile è che tra i 70 senatori che hanno chiesto questo referendum, perché di questo referendum non c'era bisogno, avevamo votato quasi all'unanimità alla Camera, 70 senatori hanno chiesto il referendum per provare a far vincere il no. Tra quelli ci sono i paracadutati, gli assenteisti, gente che non abbiamo mai visto in Parlamento e gli stiamo pagando gli stipendi, e ci sono anche quelli che hanno cambiato continuamente forza politica o stanno al misto. Noi dobbiamo dare una sistemata a questi meccanismi qui. Ecco, siamo a pochi giorni dalle elezioni. Cosa succede se la maggioranza, cioè l'attuale maggioranza,
si trova a perdere molte regioni, non faremo un pronostico. Ovviamente l'attuale maggioranza nella maggior parte delle regioni va divisa, ci sono regioni in cui tre forze politiche vanno divise con tre candidati presidenti diversi, quindi io penso che su questo non si possa testare la maggioranza sulle regionali. Tra l'altro non lo diciamo solo noi della maggioranza, ma lo dicono anche i leader dell'opposizione, a parte Giorgia Meloni e le loro divisioni interne, ma sia Salvini che Berlusconi dicono non ci sarà una ricaduta sul governo. E questo secondo me è sano, perché se ogni volta che un cittadino deve eleggere un amministratore locale che si occupa di sanità, di trasporti, di servizi, deve sempre avere la paura che il suo voto possa poi determinare di nuovo le elezioni politiche e ricominciare da capo, secondo me questo non è sano per le elezioni. Poi è legittimo anche pensarla così, ma la cosa importante, lo voglio dire ai cittadini, quando andranno a votare per le regionali domenica e lunedì o per le comunali, perché ci sono anche le comunali in alcuni comuni, è che i futuri amministratori che andiamo a votare, oltre a fare quello che già facevano, dovranno spendere una parte di quei 200 miliardi di recovery fund. Quindi attenzione a chi li mettiamo tra le mani quei soldi, perché sono il grande bottino su cui vedo vogliono mettere le mani tutti. Sia lei che Presidente Conte avete fatto un appello a trovare dei candidati condivisi, poi non ci siamo riusciti. Come è stato possibile e soprattutto come vede a questo punto il futuro? Le regionali potevano essere organizzate meglio, molto meglio, perché andavano coordinate a livello nazionale e poi ovviamente tenendo presente le esigenze dei territori. Invece ci siamo ritrovati gli ultimi giorni con il PD che ci chiedeva di sostenere i loro candidati. Non poteva funzionare, perché esiste una dialettica politica, esistono anche delle regole in politica. Cerchiamo di fare in modo che questo non avvenga per le comunali del 2021. Milano, Napoli, Roma, Torino, Bologna sono 5 capoluoghi importanti sui quali secondo me va coordinato un tavolo nazionale. Poi si ascoltano ovviamente i territori, però se questo governo si appresta nei prossimi 2 anni a fare i progetti per il rilancio dell'Italia, a spendere i soldi della ricostruzione, chiamiamoli così, dopo la pandemia, è evidente ed è chiaro che questi soldi dobbiamo fare in modo che anche a livello comunale nelle grandi città vengano spesi bene, le periferie, la riconversione energetica, la digitalizzazione dei servizi. Credo che su questo si possa fare un ragionamento nazionale. Tutti gli ospiti abbiamo chiesto un appello al voto. Io l'appello che posso fare è che il 20 e 21 settembre, domenica e lunedì, possiamo finalmente prenderci una rivincita e dimostrare al mondo che l'Italia, da un punto di vista anche del numero di politici in Parlamento, riporta i propri numeri ai livelli europei. Votare sì significa questo, significa risparmiare 300.000 euro al giorno, 500.000 a legislatura, significa darci un'opportunità per dire che l'Italia porta avanti le riforme e lo fa in maniera seria, e quando non ci riescono i politici lo fanno i cittadini. E visto che stiamo facendo un appello, giovedì sera sarò in piazza, nei prossimi giorni, domani sera sarò in piazza Carità a Napoli con tutto quanto il movimento per chiudere la campagna del sì. Grazie mille. Grazie a voi.